In un anno e mezzo che faccio video sono giunto ad una conclusione. La verità non piace. No, non la voglio fare troppo drammatica. Semplicemente così, una considerazione. Il video più visto del mio canale è sempre La grande bufala del vinile e sta continuando imperterrito la sua corsa. Parallelamente continua ad arrivare un sacco di commenti negativi, molti dei quali si soffermano al titolo o poco altro dicendo: "Ah, ma perché te non apprezzi il vinile? Si vede che non lo usi, non l'ha mai usato." No, non c'entra niente. Lo ripeto un'altra volta, il video parla del mercato del vinile. Un conto è gridare con soddisfazione al fatto che si continuano a vendere vinili, anzi si stampano sempre di più e hanno riaperto le fabbriche di produzione proprio fisica del vinile, e questo è un dato di fatto di cui siamo tutti contenti. Un altro punto è andare nel dettaglio ad analizzare i numeri. I vinili si vendono pochi, i grandi classici e non i dischi nuovi, e soprattutto ci sono intere generazioni che li ignorano completamente. Al di là degli appassionati, io apprezzo molto, ma sono, anzi siamo, veramente pochi. Questo è il fatto. Ho preso come riferimento un articolo, e la cosa buffa è che in questi anni la rivista ha chiuso. Perché? Non per questo motivo, perché al giorno d'oggi sul web o su tutti i canali che abbiamo a disposizione fa molto più presa un contenuto urlato, messo lì a casaccio, magari anche senza troppe fonti o informazioni utili, rispetto a qualcosa di argomentato. E questo è valido un po' in tutti i settori, la musica come qualunque altro. Fa sempre più fatica la verità a correre rispetto a qualsiasi bugia detta a caso. È lo stesso per quanto riguarda un tipo di canale nel decidere cosa fare oppure no. Prendi un trend topic, se dici quello che tutti, tra virgolette, si aspettano che tu dica, i video volano. Altrimenti, se provi a dare la tua opinione un po' controcorrente, ecco che vieni riempito di insulti. Ora, la prima volta che sono stato insultato, ho esultato. Perché significa uscire da quella che è la comfort zone dei propri amici e parenti o di chi già ti segue. Vai online, ci metti la faccia e allora ti confronti con tutto il resto del mondo, che ognuno ha le sue opinioni. Ed è bello riscontrare come quando esci leggermente dal seminato, da quello che ci si aspetta di sentirsi dire, ecco che gli insulti non tardano ad arrivare. Cosa voglio dire con questo? Ci sono due grandi strade che si possono prendere quando ci metti la propria faccia online. O decidi di fare quello che tutti fanno, quello che tutti si aspettano che tu faccia, e quando trovi qualche opposizione, abbassi la testa, abbassi la cresta e ti conformi a quello che viene universalmente richiesto. O vai per la tua strada, prendendoti le conseguenze, con il tuo stile, la tua personalità, e decidi di essere quello che sei, molto semplicemente. Ovviamente la mia scelta la sapete già, non c'è bisogno di proseguire oltre con questo punto di vista. Il canale sta per subire alcune modifiche, ci saranno dei miglioramenti, spero comunque dei cambiamenti, perché non si può stare fermi al giorno d'oggi. Però facendo un punto così, a un anno e mezzo, valutando un po' anche quelle che sono le informazioni che voi mi date continuamente, mi piace far notare questo per dire che continuerò per la mia strada, ovviamente seguendo quelle che sono le indicazioni più interessanti, più intelligenti, anche nelle critiche ci sono un sacco di spunti utili. Ma sicuramente non andrò a fare quello che ci si aspetta di fare solo perché è giusto, solo perché lo fanno tutti. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e a presto!